Facebook, Instagram, pieni di post, di meme, recensioni su recensioni, articoli inutili del tipo 10 dettagli che forse ti erano sfuggiti. Insomma, tutti pazzi per il fenomeno del momento. Squid Game. E citando il buon Rick, possiamo dire che Squid Game puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. E infatti noi mica lo ignoriamo, insomma, ci dedichiamo appunto una puntata, ecco. Vai con la sigla, ecco, sì, insomma. Benvenuti a Consigli Non Richiesti, il podcast di Freakt. Il vostro salvagente in questo mare di film, fumetti e serie TV brutte brutte. Uè patatoni, come va? È da tanto che non ci sentivamo. Eh sì, ho saltato una settimana. Io sono sempre il vostro Freakt e sono uno sceneggiatore di fumetti. Che cosa ho fatto questa settimana? Facilissimo. Ho fatto un disastro. Ho schiacciato per sbaglio il cavetto USB del mio microfono. Questo ha fatto sì che si schiacciasse. Ho ordinato su Amazon, mi è arrivato in ritardo. Poi ho altri cacchi per la testa. Ho detto, ma sai che ci sta di nuovo? Settimana prossima ed eccoci qua. Alla fine poi prima o poi io torno, cioè anche se scompaio un po' di tempo, torno. Ma oggi di cosa parliamo? Di Squid Game. Perché sono finito a vedere Squid Game? Perché voi sapete come sono fatto io, no? Non guardo mai telefilm e film per moda, li guardo quando mi va di guardarli. E perché mi è andato di guardare Squid Game? Perché Netflix, sta maledetta, ha aumentato il prezzo. Cioè adesso il mio abbonamento costa quasi 18 euro, maledetta. Ho già parlato di Netflix, come si stia mettendo da sola il bastone fra le ruote. In una puntata il peggior nemico di Netflix è Netflix, quindi è inutile riparlarne. Però ho detto, oh, è aumentato di 2 euro l'abbonamento, tanto vale usarlo. Cioè a questo punto vediamo cosa c'è. E mi sono accorto che c'era questa bellissima docufiction, ve ne ho già parlato nella puntata. Cioè oggi sembra quegli episodi dove nelle serie televisive di un tempo, quando erano tipo 20 episodi per serie televisiva, c'era sempre un episodio collage dove venivano incollati tutti i momenti migliori delle scorse puntate. Ecco, questo sembra uno di quegli episodi riempitivo che io non faccio altro che citare le mie vecchie puntate, ma non è colpa mia se sono sul pezzo e certi argomenti tornano. Comunque stavo dicendo, sto guardando questa docufiction che è fatta molto bene, come Sanpa, che di cui ho parlato in una scorsa puntata, ecco, visto come cito oggi. Comunque, la serie si chiama Vendetta, guerra nell'antimafia, e parla dello scontro tra Maniaci, perché sta scritto Maniaci, ma si dice Maniaci, che è questo giornalista un po' sulle righe, che ha, diciamo, che ha proseguito secondo me in maniera ideale il percorso intrapreso da Peppino Impastato, quindi un personaggio che ha fondato questa TV locale chiamata Teleiato per combattere la mafia con diciamo un tono un po' incattivito verso la mafia, denigratorio ma soprattutto scherzoso, perché la insulta tantissimo. E questo personaggio, che era quasi un idolo a Palermo, finisce in una causa che lo accusano di chiedere il pizzo a un sindaco. Quindi immaginate uno che combatte l'antimafia e viene accusato di pizzo. No, pizzo calabro, ovviamente pizzo, cioè chiedono i soldi in cambio di favori o altro. No, cioè aspetta, mi spiego peggio. Cioè lui chiede i soldi sotto ricatto: se tu non mi dai i soldi faccio quest'altro. Questa è l'accusa. Comunque la serie, a parte la differenza di Sanpa, non è girata benissimo. Ha qualche drone che vola, l'intervista classica a tre quarti, però è fatta bene, ben confezionata, e soprattutto sente le parti. Come in Sanpa non c'è la voce sottofondo che dice qualcosa, che sono la voce narrante che cerca di dare un giudizio, ma soltanto i fatti raccontati attraverso le parole sia dell'accusa sia della difesa in questa serie, che non voglio dire perché magari alla fine è una serie documentaristica, quindi inutile raccontare i fatti come stanno perché potrei fare spoiler anche se sono fatti reali, quindi non dirò nulla. Andatevela a guardare, è una serie molto carina, ben fatta, ben confezionata, è la storia, una storia italiana di quelle che si possono raccontare, come ha dimostrato Vendetta, a pochi spicci. Però già che stavo lì, ho visto Vendetta, non c'era molto da parlarne, ho visto lì in mezzo c'era Squid Game tra quelli più visti, andiamo a vederci Squid Game. Perché secondo me Squid Game è riuscito ad avere questo successo? Prima di tutto vi starete chiedendo, ma Squid Game mi è piaciuto oppure no? Perché questo programma, questo podcast si chiama Consigli Non Richiesti, perché io vi consiglio delle opere nascoste. Perché vi dovrei consigliare in caso Squid Game, di cui tutti ne parlano, e quindi dici, ma cosa ce lo consiglio a fare? Vi consiglierò delle serie associate da cui Squid Game
andate a rubare a piene mani. Rubare, si è ispirato. Non si usa il termine rubare perché è brutto, però si sa che quando qualcuno ha una bella idea, poi ci sono gli altri, come i film di genere. A un certo punto andava di moda i western e molti facevano film simili tra di loro perché andava così, ma non erano simili simili. L'idea era quella, l'ambientazione era quella, i rimandi erano quelli. Però ovviamente ognuno riusciva con la sua personalità a dare quel tocco diverso al proprio film, così come anche Squid Game. Ma andiamo con ordine, mi è piaciuto? Sì, mi è piaciuto Squid Game, ve lo consiglio? Dipende, perché allora, vi racconto un attimo cos'è Squid Game, perché magari qualcuno di voi non lo sa e quindi andiamo subito. È una serie sudcoreana, è già questo, mamma mia, i film orientali, per fortuna un po' questo pregiudizio si è andato un attimo a perdere, quindi adesso i film sudcoreani, ma soprattutto i film orientali, stanno arrivando in Italia, vengono anche ben apprezzati, pensiamo a Parasite, che è sudcoreano, che ha vinto un sacco di premi, c'era anche una canzone di Gianni Morandi, ma anche di questo ve ne ho già parlato. Comunque Squid Game parla di questo gioco mortale, dove tutti i partecipanti sono gente con un sacco di debiti e partecipano a questo gioco che sono tante piccole prove, che sono i giochi che si usavano in infanzia, in gioventù, come da noi un 2-3 stella o il salto della campana, quelle robe lì, lupo mangia frutta, però sono la versione orientale di questi giochi. Quindi un 2-3 stella c'è, ma ci sono anche altri giochi che non abbiamo mai sentito, però non ce ne frega un cacchio, le regole sono molto semplici. Però se tu vinci, vinci, se perdi, muori, e se riesci a vincere per 6 scontri, per 6 prove, che sono 6 le prove, se vinci per 6 prove, allora becchi un sacco di soldi. I partecipanti sono tipo 500, il montepremi è 46 miliardi di fantasmilioni, non so, la moneta lì, sono andato a cercarmela su internet, l'ho tradotta un attimo, ma diciamo che sono tantissimi soldi, e quindi la gente deve cercare di vincere, e quindi questo è tutto il gioco, è tutta la serie. Ovviamente la serie non è che si basa soltanto su questo giochino qui, tutti i personaggi verranno approfonditi, ci sono un sacco di tematiche affrontate, perché tutti i personaggi, essendo pieni di debiti, raccontano la crisi economica che c'è in Corea, quindi tutti i problemi finanziari che ci sono in Corea, e soprattutto le storie dei personaggi sono molto diverse, ognuno c'ha la sua motivazione per vincere, quindi ci affezioneremo. Poi c'è sempre l'infiltrato all'interno di questa gang cattivissima che sta facendo questo gioco, di cui noi non conosciamo nessuno perché hanno tutti delle maschere, ma c'è anche la sottotrama di quello infiltrato che sta cercando di capire cos'è successo. Ecco perché Squid Game mi è piaciuto e non lo reputo un capolavoro. Andiamo subito ad analizzare il prodotto in sé per sé e poi proviamo ad analizzare perché ha avuto successo, da quali opere ha preso, diciamo, ha rubacchiato, si è ispirato, in modo da darvi dei consigli, e poi andiamo a concludere il discorso. Perché mi è piaciuto? Perché è un'ottima serie, perché riesce a far appassionare con alcuni personaggi, anche se alcune sottotrame, alcune storyline, come si dice in termine tecnico, hanno un sacco di maccosa nella trama. Ci sono molti personaggi che sembrano ben scritti e poi si scopre che sono delle macchiette o che fanno diciamo delle scelte arbitrarie a cacchio di cane, che sembrano quasi fuori dal personaggio. Detto così sembra che stia parlando male di Squid Game, invece no, perché sono 2-3 personaggi, 2-3 storyline. Soprattutto a me è piaciuto anche come va a finire, perché molti sono lamentati del finale. Ha una storia piena di colpi di scena ben strutturati, non vengono campati a caso. Molti dicono che il colpo di scena nell'ultimo episodio, senza farvi spoiler, è campato in aria, invece no, se cercate gli indizi li trovate. Che quella roba lì, diciamo, non ve l'aspettate, è un conto, ma che sia il finale, che c'è una questione che chi l'ha visto mi avrà capito, che sembra buttata lì a caso, non è buttata lì a caso. Se fate attenzione, è ben narrata e ci sono gli indizi all'interno delle altre puntate. Quindi è una serie scritta bene, sì e no, ci sono degli errori in alcune storyline che sembrano scritti, sembrano scritte dallo stesso autore, perché tu dici: perché c'è questo personaggio che si infiltra all'interno di questa base, fa scomparire un po' di cattivelli e nessuno si pone la domanda che fine hanno fatto? E quindi ci sono queste ingenuità. Poi ci sono un sacco di ingenuità a livello registico. Infatti vi consiglio di vedere un video di Marra, di cui parla di tutte questi errori all'interno di Squid Game, di regia. Però posso dirvi una cosa. Io, che ho l'occhio come quello di signor Marra, smaliziato, che riesce a cogliere gli scavallamenti di campo, è un conto. Ma chi non è un amante del cinema profumato, che si è letto i libri e conosce le inquadrature, questa cosa non la nota. E se un film, una serie o qualunque opera riesce a nascondere i propri difetti, come anche gli scavallamenti di campo, senza che il fruitore medio, il fruitore a cui questo prodotto è stato indirizzato, non si accorge di nulla, ha vinto la serie. Quindi anche se quegli errori ci sono, se non vengono percepiti, allora vanno bene.
perché ci sono gli errori nel cinema, perché lo spettatore vede che c'è qualcosa di strano, ma non riesce a darci un nome. Quindi tu studi la storia del cinema, studi le tecniche per poter capire dov'è quell'errore e risolverlo. Però il fatto che venga percepito, viene percepito anche da un neofita, perché altrimenti non sarebbe un errore. Che succede allora? Squid Game ha gli errori, chi ha naso li vede, ma chi non ha naso non li vede e se ne sbatte il cacchio. Quindi smettiamo di cercare, come si dice, le uova nel paniere, rompere le uova, non lo so, io i detti non li so dire, ragazzi, non li so dire, quindi beccatevi questo. Quindi sono d'accordo con Mara, ci sono degli errori, quindi si può anche andare avanti anche senza questi errori, perché non li vengono percepiti, secondo me. Ma parliamo del suo successo. Come mai una serie così, come ve l'ho raccontata, che prende un po' piene mani da altri film, che ha qualche difetto nella trama, che ha qualche difetto nella regia, anche se non si vede tanto, ha avuto così tanto successo? Io ho provato a dare un po' di spiegazioni. La prima è che è capitato un periodo magro. Col Covid la gente non ha potuto creare serie. Stiamo ancora aspettando Better Call Saul, la sesta stagione, da più di 2 anni, perché si è interrotta a causa del Covid. Diciamo che per come è stata pensata Squid Game poteva essere fatta anche nelle situazioni di Covid, perché alla fine è una stanza con un sacco di personaggi, magari sono tutti tamponati e hanno potuto girarla, e quindi è riuscita a uscire in un periodo di vacche magre. E questa è la prima cosa che secondo me è stata geniale, un po' come hanno fatto quelli del Barlume. Non so se vi ho già parlato dei diritti del Barlume, vedi come cito le vie vecchie puntate. Comunque niente, nella serie Barlume hanno fatto delle puntate a tema Covid, dove quasi tutto un intero episodio del Barlume, diritti del Barlume, è fatto su Skype, e sono riusciti a fare una puntata che comunque riesce a essere godibile anche se quasi tutta su Skype. Chapeau, chapeau, che non so che cavolo vuol dire, so che è francese, io lo dico perché mi voglio sembrare intelligente, quindi chapeau. Poi cos'altro a Squid Game che ha avuto successo? Una messa in scena ammiccante. I cattivi, quelli con le maschere, hanno la tutina del Casa di Carta, quindi già lì dici un design che mi sento così tipo accolto, mi sento già a casa, guardiamoci questa serie che mi ricorda tanto quella serie di cui tutti parlano. Poi ovviamente ha un character design molto bello, perché nonostante sia racconti la Corea del Sud, che per noi occidentali ha quasi un non so che di non lo so, non mi dice niente, non lo so, a me piace come ambientazione, però molti vedo che le ambientazioni orientali non hanno questo grande appeal. Quando si entra nella parte di gioco, i colori, tutte le situazioni, prima sono barocche e grottesche nella stessa identica maniera, ma che ricorda un po' un cinema americano, un po' mi ha ricordato, ora so che non c'entra nulla, però i colori mi hanno ricordato questi colori sparati, tutti particolari, un po' a Wes Anderson. Wes Anderson c'ha sempre questi colori un po' sparati, un po' alla Refn, c'hanno questi colori un po' sparati, questi registi che adorano giocare con i colori, e questi qui hanno preso questi colori così forti, questi colori naturali, questi colori così boom, pompati, il verde delle casacche dei personaggi principali, dei buoni tra virgolette, in realtà non è che ci stanno in mezzo tanti buoni lì in mezzo, però vabbè, comunque i cattivi con questo rosso, e poi una messa in scena che a volte ricorda Eyes Wide Shut, a volte ricorda altri film horror, e quindi strizza l'occhio a un certo immaginario e a un certo modo di avere una messa in scena furbetta, possiamo dire furbetta, è bello da vedere, lo possiamo dire, è bello da vedere Squid Game, e questa cosa qui è una cosa positiva. È una cosa positiva, così come anche i meme. Il fatto che Squid Game abbia tante scene iconiche ha permesso, e che va sempre su quel filo del trash che non supera mai, perché questa messa in scena così patinata, mi viene da dire, ma in realtà non è patinata, è soltanto stilosa, voglio usare un termine giovine, è stilosa, questi colori che ammiccano alle serie, questi colori che ammiccano a certi registi, questa messa in scena così particolare con i colori, i castelli, cioè tutta questa roba trash ma non troppo, ha permesso a tutti di creare un sacco di meme. Anche i personaggi, quando arrivano si fanno la foto prima del gioco, tutti allegri perché non sanno cosa li aspetta, poi quando scoprono che il gioco è un gioco al massacro, cambiano espressione e si possono tranquillamente fare i famosi meme prima e dopo, quando scopri che la tipa ti piace, quando scopri che invece è fidanzata e cose così. Quindi e i meme dicono porca miseria che bello sto meme, chissà da quale serie l'hanno presa Squid Game, andiamo a vedere, guarda che ragazzi non sottovalutate la potenza dei meme, sembra che sto facendo una battuta, sembra che sto facendo delle argomentazioni così basse, argomentazioni così blande, invece il meme ha un non so che di passaparola, fa conoscere il prodotto, rimane l'hype, e ricordiamoci che molte serie come tipo The Walking Dead, che ci sono degli zombie, perché sono stati così famose, sono diventate così importanti, così anche Squid Game, che alla fine è una storia horror, se mi permettete, è un thriller dove ci sono gli squartamenti, le morti, e quindi ci può tranquillamente annoverare negli horror,
non è una serie che potrebbe essere vista da tutti, ma perché tutti l'hanno vista, perché i meme, molta gente ne ha parlato e faccio cos'è, tutti ne parlano, io no, mi posso mica sentire escluso e mi guardo Squid Game. Quindi secondo me questi sono i motivi del suo successo, però a prescindere dalle grandi serie che hanno successo, che poi sono delle schifezze, la già citata Casa di Carta, in questo caso all'interno di Squid Game ci sono delle note positive all'interno della trama. C'è prima di tutto un messaggio politico, e molto importante, di pasoliniana memoria. Ecco, Squid Game si ispira molto a Pasolini, e possiamo dirlo, lo so che lo aspettavate, che Pasolini con la sua Salò e le 120 giornate di Sodoma è stata un'opera seminale. Perché seminale? Lo so che state aspettando questa parola. Perché in questo film, dove ci sono quattro personaggi, un giorno vi farò una bella monografia su Pasolini, sono questi quattro personaggi che sono il commendatore, tutti chiamati non per nome ma per ruolo, un po' come i personaggi, i VIP di Squid Game, che non si chiamano per nome ma hanno un volto d'animale. Ecco, insomma, questi quattro personaggi firmano un contratto per dire: adesso noi in questi giorni prendiamo questo casolare a Salò, abbiamo tutti questi soldi, abbiamo questi soldati che fanno quello che vogliamo noi, prendiamo qualche prigione di guerra, perché tipo Salò è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, e facciamo il cacchio che ci pare. E quindi in Salò c'è una roba che passa dal sesso estremo alle situazioni veramente orrende. Infatti diciamo che simboleggia un po' Salò all'interno del film, diviso in atti, simboleggia un po' i gironi dell'inferno. Tant'è che c'è anche il girone della cacca, e quindi non vi dico che succede perché sono un signore, questo è un podcast per tutti, però potete capire come in questo film ci siano scene forti, ci siano questi personaggi che fanno proprio quello che vogliono con questi prigionieri di guerra, quasi come se non fossero persone ma soltanto cera da modellare. Qual è il senso del film di Pasolini? È che il potere assoluto fa schifo, nessun uomo potrebbe avere tanto potere, perché il potere assoluto corrompe in modo assoluto, e si possono fare certe robe che vediamo nei film Salò che ci fanno tanto schifo, e se ci fanno tanto schifo vuol dire che è una cosa positiva, perché Salò deve fare schifo. Ricordiamoci che i film brutti sono importanti, perché anche un messaggio negativo, se serve a veicolare un messaggio che è il messaggio dell'autore, cioè che il potere fa cagare, è ovvio che ci deve far cagare, ci deve colpire con delle scene forti. Quindi viva i film che ci fanno destare, mi viene a dire che bravo che sono oggi, destare, e ci danno fastidio, se per il contro ci poi insegnano, ci raccontano un messaggio che, se riesce ad arrivarci, ci potrebbe anche rendere delle persone migliori. Mi sono un attimo impappinato mentre dicevo questa frase, però spero che abbiate apprezzato. Ecco, Squid Game fa la stessa cosa. Ci sono dei ricchi annoiati che fanno sto gioco e si divertono con queste persone, facendoli giocare a costo della loro vita per dei soldi. Quindi grazie ai loro soldi sono capaci di fare tutto. Vedete come la stessa tematica pasoliniana viene ripresa da Squid Game, e non è banale. Molti hanno detto: che figata, che genialata questo momento politico, però non capiscono che in realtà c'è già stato qualcuno prima. I film sono belli, ma una volta che trovate un film bello, cercate di capire da chi ha preso, perché è così che si scopre il cinema, andando un po' a ritroso. Voi beccate tutti i film nuovi e poi andate indietro cercando di capire da dov'è che sono arrivati. Insomma, Squid Game racconta la società coreana, racconta tutto questo qui, è una critica al capitalismo, e nonostante voi odiate il fatto che io cito sempre il fatto che molti film colpiscono il capitalismo, ma è colpa mia se molti registi sono di sinistra? Comunque, invece, la faccenda del gioco mortale è l'altro punto di forza che c'ha Squid Game. Sta andando molto di moda adesso il gioco mortale, non so per quale motivo, forse perché Fortnite come gioco sta avendo molto successo. Che c'entra Fortnite, che è un videogioco con i film dove ci sono dei giochi mortali? Perché Fortnite è chiamato questo genere di gioco, cioè tutti contro tutti, e ne rimane solo uno, Battle Royale, che è un film bellissimo. In realtà all'inizio era un libro, poi è diventato un fumetto bellissimo, il libro non l'ho letto quindi non posso dare giudizi, e poi è diventato un film molto bello. Quindi vi consiglio, se avete visto sto Squid Game e volete un gioco mortale ben girato, guardatevi Battle Royale, che è un film giapponese che Tarantino dice è uno dei miei film preferiti. Ovviamente lui è un provocatore, ma fa capire che è un ottimo film. Ecco, da questo Battle Royale è partito il genere Battle Royale a videogiochi, da cui il signor Fortnite ha preso a piene mani e ha detto: beh, facciamo anche un Battle Royale tutti contro tutti, eccetera. Perché in Battle Royale, il film, ci sono su un'isola deserta dei ragazzini presi da una scuola superiore che si devono ammazzare tra di loro con una borsa dove c'è un'arma a caso, quindi c'è chi capita la balestra, a chi il mitra, chi invece la fionda, così a caso, e devono ammazzarsi tutti entro 2 giorni. L'unico che resiste si salva, altrimenti se uno non vuole combattere o non vuole ammazzare gli altri, dopo un tot di tempo tutti hanno dei collari attaccati al collo, questi collari esplodono, tutti morti, quindi se non vuoi morire devi ammazzare.
Da qui sono nati tutti questi film e queste serie televisive con questa cosa qui del gioco mortale, tipo che so Il Buco, che ha avuto molto successo, anche se io non ve lo consiglio, anche questo qui è stato un piccolo cult film spagnolo, soltanto che lì è un po' didascalico e io dico, se sei così didascalico nel spiegare una trama di un film, perché crei un'allegoria che serve a nascondere e cercare di raccontare altro mentre racconti in realtà un messaggio subliminale? Non lo so. Il Buco non ve lo consiglio, oppure Il Giorno del Giudizio, che molti conoscono come The Purge, che è quel film dove una volta l'anno tutti si possono sfogare durante una notte dove tutto è perdonato, oppure anche l'X-Men, la saga del Mojo Verso. In Mojo Verso mettevano l'X-Men all'interno di situazioni pericolose e dei ricchi simpatici oppure comunque dei soliti spettatori guardavano queste scene sperando che qualche X-Men ci lasciasse le penne. Quindi questo immaginario collettivo, ma dov'è che è nato questo immaginario del combattimento? Ancora prima di Battle Royale, sono andato a cercarmi nella mente perché ho visto qualcosa anche prima di Battle Royale e qui vi farò sentire patriottici una seconda volta. Dopo Pasolini c'è La Decima Vittima di Elio Petri. Elio Petri è un regista italiano che è stato uno di quelli che ha vinto con un cittadino al di sopra di ogni sospetto, no, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto con il mitico Volonté, che è il miglior attore italiano, ha vinto sia film migliore film straniero sia migliore sceneggiatura agli Oscar, alla faccia di Sorrentino. Era il nostro come si chiama? Bong Joon-ho, quello che ha vinto con Parasite. Elio Petri è il nostro Bong Joon-ho italiano, era il nostro Bong Joon-ho italiano. E questa Decima Vittima aveva raccontato questa storia in un futuro possibile dove c'è questo gioco dove vengono presi a sorteggio un carnefice e una vittima, dove il carnefice deve ammazzare la vittima non deve farsi ammazzare dal carnefice, e poi ogni tot vieni ripescato, se sopravvivi vieni ripescato e giochi questo gioco. Se vinci 10 scontri, dove ogni tanto fai la vittima, ogni tanto fai il carnefice, se vinci 10 scontri fai un sacco di soldi. E qui c'è un Mastroianni con i capelli rasati, cioè con i capelli biondi, che è perfetto, un futurismo finto anni 60, che poi viene ripreso anche nel video Music is My Radar dei Blur. Quindi una messa in scena fantastica di Elio Petri e soprattutto il primo film con il gioco mortale. Quindi sappiate, siate orgogliosi, guardatevi La Decima Vittima, film capolavoro di questo grandissimo regista, forse uno dei migliori registi italiani insieme a Mario Bava. Se sotto Mario Bava c'è, insomma, Elio Petri, insomma, guardatevelo. E quindi è da questo che il signor Squid Game prende. Quindi se vi è piaciuto Squid Game vi consiglio La Decima Vittima, vi consiglio Battle Royale e vi consiglio ovviamente, ma non è per tutti, ve lo dico, ci vuole stomaco, Salò e Le 120 giorni di Sodoma, che potete trovare tranquillamente con un Blu-ray in francese, perché in Italia non esiste il Blu-ray e neanche forse il DVD di questo meraviglioso film, di cui un giorno vi parlerò in maniera più approfondita. Però vorrei chiudere dicendo che molti dicono qua arriva la Corea, questa serie televisiva qui ci fa scoprire un po' l'Oriente. Ragazzi, sono anni che la Corea del Sud sta tirando fuori dei capolavori inarrivabili. Ho anche buonissimi film. Di recente vi ho parlato di Alive, quel film di zombie che reinventa un po' il genere, cioè è sempre un film di zombie classico, però c'ha qualche ideuzza non male. Poi c'è Parasite, Old Boy, ve lo ricordate Old Boy? Quando era il 2004? Ragazzi, non scherziamo. Comunque, ecco, oggi vi ho dato i miei consigli, abbiamo parlato di Squid Game, abbiamo parlato di una serie che vi consiglio di guardare alla fine, perché comunque non è male, ma non è neanche bene, metà a metà, e vedremo come si evolverà. Speriamo che non faccia una seconda stagione giusto per vendere, bisogna fare perché si ha delle idee, però diciamo che, senza farvi spoiler, secondo me era già pronosticata una seconda stagione. Mentre, ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto, io vi chiedo di condividere l'episodio se vi è piaciuto, così che facciate crescere un po' questo podcast. Il podcast cambia grazie alle vostre condivisioni. E poi, se vi trovate a Milano questo sabato 23 ottobre, c'è un bel evento al Super Gulp in Porta Genova, ci c'è Emanuela Pacotto, Alessandro Carnevale, Marco Albiero, Luigi Zetti e ci sono pure io, tutti a presentare i propri progetti al Campfire, al Super Gulp, tutti a presentare i propri progetti fumettistici. Invece Emanuela Pacotto in realtà sta facendo un bellissimo libro di fiabe, però venite a salutarci e ci sono anche io che vi posso autografare Ramiro, la mia opera. Se invece non avete voglia di andare fino a Milano, c'è sotto il link in descrizione per acquistare Ramiro, un fumetto che è bellissimo. Se ve lo dico io che l'ho creato, allora potete fidarvi, no? Come l'oste che dice che il vino è buono. Se invece avete già Ramiro e volete preordinare il mio fumetto 1990x.49 L'anno del serpente, che è un bellissimo thriller ambientato a Taiwan, o semplicemente volete dare una mano al canale, c'è anche quello link in descrizione per preordinare questo bellissimo fumetto.
bellissimo perché lo dico io. Quindi niente, patatoni, anche per questo lunedì ci siamo sentiti, speriamo che la prossima volta io non schiacci più il mio cavetto USB del microfono e non faccia più danni, così che ci beccheremo ogni settimana, come io spero. Però se succedono gli imprevisti non vi preoccupate, io vi penso sempre almeno un quarto d'ora ogni 3 giorni, che è una media altissima per me, ragazzi. Quindi ciao patatoni, ciao, alla prossima.